Ma secondo te col fatto che ci superiamo potrebbero accusarci di gare clandestine? Ma perché ormai mi aspetto la qualunque nei commenti. Può darsi. Comunque dovete sapere che al massimo se scommettiamo non scommettiamo soldi ma scommettiamo prestazioni sessuali. A parte che tra 60 anni no, 90, sinceramente dubito di essere qua ancora. Dai! A 90 anni! Beh, vabbè, va bene l'ottimismo, però 90 è già un bel traguardo, eh. Sicuro non riesco ad andare in moto a 90 anni. Non penso. Porca miseria! Anche se ti ricordi quel signore... Da chi era? Che eravamo insieme, però. In Francia, sul Madeleine. Che è sceso da un Ducati d'epoca, aveva 75 anni. Chia. Te lo ricordi? Era vecchissimo, cioè vecchissimo. Comunque tra i 70 e gli 80 sicuro. Cioè, a meno che se li portasse veramente male, ma non mi sembrava. È sceso da una super sportiva. Cavolo, comunque è cioè andare sulla sportiva è stancante. E questo ha 70-75 anni e... Bello in scioltezza, è sceso, si è guardato in giro, era lì, bello, sereno, con la sua moto. Mica arrivarci così, fare la firma. Beh, già adesso non ci possiamo lamentare che c'è gente alla nostra età che ha mal di schiena, e mal di denti, e mal di culo, e mal di qui, e mal di là. Orca putt... me la sono trovata lì e ho dovuto prenderla in pieno. Ma hai intenzione di farti superare qualche volta o come al solito ti sei dimenticata? No, ma sto aspettando che mi superi tu, scusa, io non è che sto andando forte. Luna, se vai al limite di velocità di questa strada per non perdere i pezzi della moto, non riesco a superarti. O siamo allo Stelvio che tra virgolette facciamo bagarre. No, qua non mi sembra il caso di superarti andando forte. Attenzione. Luna, ti voglio esterna. Esterna. Tac. Mi si è appannata tutta la visiera. Comunque speriamo che si riesca a recuperare la roba dentro l'altro iPhone perché... Cavolo, tutte le foto che abbiamo fatto 2 settimane fa erano belle. Sì, beh, sicuramente riuscirà a farlo ripartire, il problema è sapere quanto costa. No, esatto, ma se costa tanto, se riesce quantomeno a sbloccarmelo, non so se si può in qualche modo. Vai Luna, ti voglio esterna che non arriva nessuno. Facciamo la curva insieme, non mi superare. Ah. Un Porsche Cayenne. E le cicche? No. Questo è male. Mi sa che sono finite. Dobbiamo fregarle giù al bar. Eh sì. E magari qualche giorno ti lascio giù qualche 10 euro da mettere in cassa dicendo sono le cose che Eros ha preso in questi mesi. In questi mesi? 10 euro? Vabbè dai, alla fine ho preso... Una coppa del nonno, uno stecco che abbiamo fatto un po' per uno, un pacchetto di Morositas e una caramella che era immangiabile. Ah, è un chupa chupa. Avrò speso 7 euro. Mamma mia, quella caramella là era proprio immangiabile comunque. Sì, io non so come hai fatto a prenderla.
Costavano 10 centesimi, mi sembrava tanto per una caramella. Ho detto, beh, 10 centesimi una caramella sarà buonissima. E invece no. Beh, costano 10 centesimi le goleador. Oltre a costare 10 centesimi faccio pure cagare. E comunque il tratto a scendere da questo lato è migliore sia come asfalto che come larghezza eccetera di quello dal lato della Val Camonica, quindi il lato della Val Furva molto meglio, cioè dio molto, perché il livello di base dall'altra parte è veramente scarso, cioè anche qua non è che sia proprio sta gran roba, però rispetto che di là, cioè tipo ci sono i sassi in curva, bello, giusto per spianarti. Attenzione. Attenzione. E vedi minga. No, no, no. C'è la curva. Ma secondo te col fatto che ci superiamo potrebbero accusarci di gare clandestine? Ma perché ormai mi aspetto la qualunque nei commenti. Devo darsi. Comunque dovete sapere che al massimo se scommettiamo, non scommettiamo soldi ma scommettiamo prestazioni sessuali. Beh, non mie. In che senso non tue? Scommettiamo io e te insieme e di chi devono essere le prestazioni sessuali? Ah, pensavo con gli altri. No, no, tra me e te. Ah, ok. Boh. Mica voleva venirmi addosso. Guarda qua che bello, questa pineta. Le conifere. Conifere. Comunque questo lato qua è tenuto meglio, ecco sì. Ecco, appena detto ho preso una buca. Bene, non dire più niente. Ma fai passare il tizio. Ah no, sono due. Passano da soli senza lasciarli passare, vai tranquilla. Ah ok. Infatti. Magari in curva così non avrei superato, però ecco sì. Tetesk, eh? Vuole fare la gara? Vuole fare la gara, Tetesk? Ma i tedeschi, si vede che si è sparsa la voce in Germania, che sullo Stelvio si battono i GS e poi vengono qua, ci vedono e dicono guarda, guarda quelli che hanno superato il GS, adesso li superiamo noi. E niente, ogni tanto bisogna dare anche qualche soddisfazione al nemico, sennò poi pensa, parte già sconfitto, sa di perdere e quindi tu lo batti con meno gioia. Invece se pensa di poter vincere, quando lo batti, niente, cioè, c'è più emozione. Ma se vogliono, adesso potrei inseguirli e dirgli che... Cosa hai fatto? Ti è partito il davanti o hai toccato il piede? No, mi è partito qualcosa. Poi non ho capito se loro possono entrare qua, ma noi non possiamo entrare in Germania. Sì, infatti, non ho capito. Non capisco bene il senso. Quanti multistrada hanno venduto quest'anno? Figa, sì. Ma perché secondo me è una via di mezzo. Tra cosa? Costa 18.000 euro. Eh no, dico come comodità e come estetica. Sì, l'altra un po' bellina fatta così è l'XR della BMW. XR? Sì, quello che è turistico ma è... un 1000. Porca puttana. Sembra un campo minato anche qua. Sto attento a schivare le buche prima che perdo. Già ogni buca mi si gira la GoPro. Sì, ma poi c'è il bricciolino. Si fidano ad andare giù così, eh. Io che l'ho già fatta 2 settimane fa e che la conosco bene. Guarda, piuttosto vado con giù i piedi che andare forte. Cioè, guarda qua. Cos'è? Come fai ad andare forte in una strada del genere? Ok, che hanno le enduro stradali, vabbè, le sospensioni sono un'altra cosa. Sì, ma guarda.
È quello ad esempio. E anche qua. Ma cosa serve sta roba qua? Se qualcuno cade? Se qualcuno cade dalla seggiovia non cade sulla strada. Sì, ok. Diciamo che se cadi dalla seggiovia il problema è che c'è una strada, mi sa che è il meno. Guarda anche qua. E comunque questo è il primo sabato di giro in moto. Primo sabato del 2020. È il primo sabato del 2020 dopo la quarantena. Occhio. Pensa, se non mi fossi licenziata sarei là a fare il laser alle persone. Esatto. Invece ora qua, sabato, si va in moto. Vabbè, tralasciamo che stasera devo lavorare. Però vabbè, è un lavorare relativo. E niente, li risuperiamo un'altra volta. E niente, così. Come al solito, semaforo rosso.